Buongiorno. Buongiorno. Mi puoi dire lei chi è e che cosa ha inventato? Sì, il mio nome è Giuseppe Brianza e sono l'inventore dello Yacht Controller. Tutto è nato nel lontano 1998 quando ho comprato il primo yacht e non riuscivo a manovrare, per cui io sono di lavoro un costruttore di elettronica e ho messo a punto con i miei ingegneri il primo modello del 1999. Poi c'è stata un'evoluzione continua fino al 2002, anno in cui l'abbiamo messo in commercio. Per cui la mia esigenza era l'esigenza di molti e con questo prodotto è stata risolta. Mi può dire qual è la differenza tra il primo modello e l'evoluzione fino ai modelli che sono venduti oggi? Sì, il primo modello è nato, come abbiamo detto poco fa, nel 99 ed è stata iniziata la commercializzazione nel 2002. La differenza è che allora c'era pochissimi oggetti elettronici che usavano la trasmissione senza fili wireless. Durante questi 9 anni che trascorrono dal 2002 al 2011 abbiamo avuto un'evoluzione nei controlli wireless che hanno presentato sul mercato per i più svariati usi e questi potevano interferire con l'unica banda di trasmissione di questo modello e abbiamo progettato e prodotto il dual band che usava due bande. Ma trascorsi altri 12 anni, molte altre apparecchiature wireless sono sul mercato e così abbiamo adesso tre differenti prodotti. Nemesis ha 25 canali di trasmissione, Maximo ha 49 canali di trasmissione, Supremo ha 100 canali di trasmissione. Questo rende virtualmente inattaccabili a qualsiasi disturbo il vostro prodotto. Voi potete ormeggiare tranquillamente, senza alcuna interferenza, disturbi il prodotto e vi faccia danni alla vostra imbarcazione. I sistemi sono ultra sicuri e lo saranno per almeno i prossimi 10 anni. Allora, qui ci sono i diversi modelli attualmente in vendita. Mi puoi spiegare qual è la differenza tra i tre e perché ce ne sono tre? Sì, abbiamo dovuto per evoluzione, perché il primo prodotto e il secondo prodotto erano singoli e si adattavano a tutte le barche, ma le barche prodotte attualmente hanno diverse caratteristiche e si differenziano soprattutto per le prestazioni e noi abbiamo dovuto creare tre prodotti con tre differenti fasci di prezzo. Possiamo partire da barche di 8 metri fino ad arrivare a 15 con Nemesis e da 15 metri a 26-28 metri con Maximo e oltre andiamo con Supremo che si adatta a barche dai 28-30 metri in su. Attualmente la barca più grossa è 55 metri, ma in futuro possiamo arrivare tranquillamente fino a 100 metri di barca. Allora, abbiamo parlato delle tre differenze dei ricevitori, ma è importante sottolineare che ogni tipo di ricevitore, sia Nemesis, Maximo e Supremo, hanno tre telecomandi dedicati per adattarsi alle preferenze di chi deve usarli. Qualche cliente preferisce i tasti, qualche cliente preferisce le leve, qualche cliente preferisce manovrare con i joystick. E noi abbiamo per tutti e tre i modelli l'adatto telecomando. Ok, grazie per tutte queste informazioni e grazie di averci ascoltato. Lei ha altro da aggiungere? Sì, volevo solamente aggiungere che dopo 20 anni abbiamo diffusi in tutto il mondo 27.000 sistemi in circa 30 nazioni. Se volete altre informazioni più specifiche sui prodotti, cercate in internet il sito del vostro distributore, così avrete nella vostra lingua le informazioni che desiderate. Grazie per avermi Grazie. ascoltato.